siamo a Sanremo. Sono felicissima di ritrovare qui a Radio Bruno Levante. Ciao, ciao Claudia, bello. Come stai? Benone, guarda, ieri è stata una liberazione vera salire sul palco dell'Ariston e cantare vivo. Sei stata straordinaria, però dobbiamo spiegare bene agli ascoltatori com'è nata questa canzone, che cosa rappresenta per te. Beh, vivo rappresenta per me un momento molto importante della mia vita, un momento buio che però... sogna la prospettiva della luce, quindi in questa cavalcata verso i desideri io ho grande speranza, no? Verso la ripresa del mio corpo, della mia mente, della vita sotto ogni aspetto, fino alle pulsioni più potenti, istintive, erotiche addirittura, dove l'erotismo non è solo sessuale, ma è un modo di vivere in maniera molto viscerale. E dunque vivo rappresenta appunto questa parentesi post-parto che mi ha segnata molto, ma che mi ha dato anche un grandissimo insegnamento, quello della rinascita e del saper riprendersi tutto nonostante il dolore. Però hai lanciato un messaggio importante, perché diciamolo che noi donne dobbiamo essere sempre perfette, sempre felici, passare tutte le fasi della nostra vita con il sorriso senza mai dire nulla. Invece qui c'è un focus importante che aiuta tanto a tutte le mamme che hanno vissuto, che stanno vivendo quello che hai vissuto tu. Sì, diciamo che l'aspetto della maternità porta con sé grandi retaggi culturali e grandi sensi di colpa. Rispetto al fatto che una donna si senta in difetto se vuole riprendere la propria vita, il proprio corpo appunto, la propria indipendenza, anche fisica, perché quando tu dai alla luce un figlio e banalmente lo allatti, ecco, quello già è una dipendenza potente, e staccartene significa anche un po', ti sembra di abbandonare qualcosa, e invece è tutto normale, tutto giusto. Dunque sì, ho cercato di allontanarmi e alleggerirmi da quegli stereotipi di maternità. È un tema che negli ultimi anni si è affrontato parecchio, però io l'ho fatto nel modo in cui so farlo, attraverso la scrittura, attraverso la musica. Ne avevo bisogno. All'inizio ne ho sentito proprio la necessità, perché da cantautrice spesso racconto di istanti di vita miei. Poi ho capito che era anche una responsabilità, ho detto se non lo faccio io chi deve farlo, ed eccomi qui sul palco dell'Ariston a cantarlo. A proposito di pezzi, ne hai scelto uno stupendo per i duetti. Ah, guarda, quella è una grande responsabilità, perché sono andata a scomodare un poeta per me, che è Vasco Rossi. Ho scelto Vivere e la canterò accompagnata al pianoforte da Renzo Rubino, un carissimo amico che è anche un grande artista, ha calcato già il palco di Sanremo e quindi sa cosa significa affrontare quell'emozione. Io volevo condividerla con un amico questa canzone, così sarà domani. E speriamo di non far storcere il naso a Vasco. Io ho avuto molto rispetto del brano. Ma si è fatto sentire oppure attende venerdì per farsi sentire? Diciamo che ho saputo che è tutto ok, diciamo questo, soltanto questo. Poi magari domani ci dirà qualcosa di più, ecco. Chissà, io so soltanto che con l'originale ogni volta mi emoziono, sicuramente anche con la tua versione, che però avrà la tua impronta, immagino. Sì, necessariamente avrà la mia impronta. Ho cercato di rimanere fedele al brano, ma essere assolutamente coerente con me stessa, quindi spero di emozionarvi. Allora, in questa bellissima settimana, in questa bellissima kermesse, questo circo musicale, però in senso bello, come fai a mantenere la calma, la concentrazione? Anche pochi istanti prima di salire sul palco. Io non ne ho idea. Giuro che sono attimi di sopravvivenza. Tutte le volte che finisco l'esibizione dico: ma come ho fatto? Come è stato possibile? Però entri in una sorta di trance e fai quello che sei chiamato a fare, non chiamato da qualcun altro, ma proprio perché l'istinto, la natura e il talento ti chiamano a fare delle cose. Salire sui palchi non è facile. Ci sono cose altrettanto più difficili e va bene, però ecco, mostrarsi, almeno quello che faccio io, è nudi davanti alle persone e raccontare delle verità che sono proprie, ok, non sono così totali, ecco, sono individuali come verità,
però è molto potente. E quindi quel coraggio lì io non so dove lo trovo, so che a un certo punto si impossessa di me e succede la magia. Il messaggio più bello che hai ricevuto ieri? Quello che ti ha emozionato di più, inaspettato? Ieri ho ricevuto un messaggio che però si è perso in mezzo a milioni di altri messaggi che ho ricevuto, quindi stamattina a colazione ho ascoltato il vocale di mia mamma che mi aveva mandato ieri, credo intorno alle 19. Io ero già in preparazione, super cercavo la concentrazione, ripassavo il brano e insomma in questo minuto e mezzo di vocale in cui mi ha sequestrata mi ha detto: sono molto fiera di te, ti ringrazio per questo. Ed è bello perché mi ha ringraziato per la possibilità di vivere questi momenti, no? Come per dire, io ti ho dato la vita, però tu guarda cosa mi stai restituendo. E io penso lo stesso di mia figlia: io ti ho dato la vita, ma tu guarda quanta me ne stai restituendo. Che cosa ha rappresentato negli anni per te Sanremo? A casa lo guardavi, c'è una canzone che l'hai sentita e hai detto: io voglio andare lì prossimamente. Allora, Sanremo io lo guardo sin da piccolina, come moltissimi di noi, è una festività in Italia Sanremo, quindi ci si ferma a guardare il festival. Sanremo mi fa pensare alla famiglia, perché mi fa pensare a tutti quanti i miei fratelli e sorelle, genitori, attorno al tavolo a guardare il tubo catodico, quando ancora c'era Pippo Baudo, almeno io mi sono vissuta quelle edizioni là. E, oddio, io mi ricordo, ma perché sono una grande fan e sono amante di Carmen Consoli, io mi ricordo questa giovanissima Consoli sul palco, super rock, anche poco capita, però poi fuori da quel palco faceva dei numeri strepitosi, quindi mi ricordo lei e per me è stata di grande ispirazione, insieme a tantissime altre donne della musica italiana e non solo. Allora, ci raccontano che appunto Pippo Baudo curasse ogni aspetto di ogni cantante in gara e lo stesso sta facendo anche Amadeus, vi fa molto sentire a casa, coccolati, apprezzati per l'opera che portate. Amadeus è veramente una persona molto molto carina, tutte le volte che lo incontro è rassicurante, tutte le volte che lo incontro dice: bello, stai facendo bene, se necessiti di un consiglio è pronto a dartelo. Con me è stato sempre molto delicato e rispettoso, ma lo amano veramente in tanti. Da direttore artistico è normale che prendendo in mano un progetto così importante si segua nel dettaglio tutto quello che accade sul palco del festival, dell'Ariston, per cui comprendo che ci sia una supervisione sua su tutto, però è molto rispettoso e non è invadente. Riesci comunque a fare qualche serata o comunque qualche momento con qualche collega? Abbiamo visto sui social con Elodie la presentazione del suo album, sappiamo perché avete comunque insomma la stessa major anche con Mr. Rain, ci sono state delle serate. Sì, siamo di major diverse in realtà, però Elo è una grande amica e le voglio molto bene, ci vediamo poco ma perché abbiamo vite molto incasinate, però quando ci vediamo ci facciamo grandi feste. E quindi abbiamo festeggiato nei giorni prima dell'inizio del festival. In questi giorni cerchiamo di insomma, raccogliere le energie per fare una buona esibizione. E secondo te possono nascere delle nuove collaborazioni oppure un'ispirazione? Senti un ambiente musicale e dici: però potrei anche... Ah, sicuramente tutto quello che, cioè, tutti i luoghi in cui ci immergiamo ci ispirano. Le persone creative sono così, sono delle spugne, per cui qualsiasi cosa è uno stimolo per fare, per ricreare e creare qualcos'altro. Qui la cosa bellissima è ritrovare artisti che veramente diversamente non rincontreresti, e nascono anche delle amicizie. Va bene, in conclusione, prima di salutarci, io ci tenevo a dire che insomma hai ricevuto molti commenti per il tuo look, sei meravigliosa. Grazie. Con qualsiasi colore di capelli, perché quando uno è bello, non c'è Grazie. Niente da fare. E noi donne cambiamo ogni tanto. Certo, ma anche gli uomini è bello cambiare, è bello sentirsi liberi di cambiare. E quando ho fatto questa trasformazione, che è stata veramente tanta roba, no? Perché io dal nero passavo a questo platino molto strano, un po' pesca, vabbè, ci sono diversi colori in testa adesso in questo momento, però io mi sono proprio sentita libera, ho detto: ma quando è stata l'ultima volta che hai fatto una cosa del genere? Che facesse anche storcere il naso agli altri? Ma la verità è, tu sei
felice perché lo sono gli altri di te o perché tu sei felice di te stessa? Io sono felice di me stessa. E con questo allora salutiamo Levante, la ringraziamo. Grazie mille, grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.